Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Francesca Chillemi è uno dei nuovi volti del cinema nostrano, ma quale retroscena sul set è emerso con Gianni Amán? Attualmente Francesca Chillemi sta promuovendo l'ultima fiction di cui è protagonista, Viola come il mare, e così, insieme al co-protagonista Gianni Amán, ha deciso di inviare ai partecipanti del Bari International Film Festival un video messaggio di saluti e ringraziamenti. Francesca Chillemi retroscena set con Gianni Amán. In quell'occasione, infatti, sono stati presentati i primi due episodi dello show che farà il suo esordio prossimamente su Canale 5, ma loro non hanno potuto incontrare di persona il pubblico perché ancora impegnati a girare. Ma che cosa sta accadendo sul lavoro? Francesca Chillemi, finalmente svelato cosa è successo durante le riprese. Francesca Chillemi è una talentuosa interprete che può vantare un già prestigioso curriculum di lavori e collaborazioni. Nel 2005 è stata al timone di Aspettando Miss Italia e Sognando tra le note, mentre tra il 2007 e il 2008 ha avuto una parte in Carabinieri. Poco dopo ha fatto il salto su grande schermo recitando in Facebook, il film. Tre anni fa, invece, ha vestito i panni di Monica Mirafiori nel film L'Isola di Pietro. Come accennato, il suo ultimo progetto è quello della determinata giornalista Viola Vitale della serie TV Viola come il mare, tratta dal romanzo di Simona Panzini, Conosci il mare. Fin dall'inizio delle riprese lei e Gianni Amán hanno mostrato un'intesa perfetta. I due hanno avuto modo di conoscersi bene, di frequentarsi a lungo, scoprendo di andare così d'accordo che molti hanno subito pensato a una possibile storia d'amore, contando soprattutto sul fatto che l'affascinante attore turco sia single. Ma le cose stanno davvero così? Ecco la risposta. Il set è stato galeotto? I due sono stati visti spesso insieme, a pranzo o in altre occasioni, e anche sui social sono fioccati teneri scatti di loro abbracciati, sentite dediche e filmati. Nella didascalia di una foto di un paio di settimane fa l'interprete di Daydreamer, Le ali del sogno, aveva scritto, Viola come il mare, ma bella come il sole, lasciando agli utenti di stabilire se si riferisse alla fiction o alla partner di lavoro. Più di recente, invece, l'ex Miss Italia ha celebrato la fine delle riprese con un breve video in cui ha fatto i suoi complimenti al collega, ringraziandolo per la bellissima avventura. Infine, anche nell'ultimo, breve filmato, i due appaiono felici e sorridenti salutando i fan. Ma per il momento non si sa se ci sia solo una semplice amicizia o qualcosa di più. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.